Eccoci qui, siamo in onda per questo appuntamento dedicato a un argomento molto importante. Infatti, è un grande piacere, un onore per me moderare questo appuntamento che si occupa di un argomento molto intrigante e speriamo di darvi un quadro completo perché l'argomento prenderebbe probabilmente un corso intero universitario, ma cerchiamo di essere sintetici. Che cosa siamo qui a fare? Siamo qui a raccontare di materia ed energia oscura, perché quando ammiriamo il cielo stellato, non ci rendiamo conto che tutte le meraviglie che appaiono ai nostri occhi rappresentano in realtà appena il 5% di tutto quello che c'è là fuori. E no, attenzione, non parlo del fatto che dalle città subiamo l'attacco dell'inquinamento luminoso. Non è quello che cancella la nostra vista, è proprio la natura stessa dell'universo che per ora ci mostra solo una piccolissima parte di tutto ciò di cui è composto. Nell'ultimo secolo, infatti, abbiamo scoperto che per buona parte, l'universo è fatto di queste due entità, materia ed energia oscura, che impareremo a conoscere grazie a tre ricercatori. E questi nomi esotici sono dovuti al fatto che a tutt'oggi non sappiamo di preciso di che cosa siano fatte queste importantissime componenti, perché insieme racchiudono il 95% del nostro universo. Ma fortunatamente negli ultimi anni la fisica delle particelle, l'astrofisica e la cosmologia hanno unito le forze per trovare delle soluzioni a questo apparente enigma. E come vedremo stasera, la ricerca è molto attiva e molto anche promettente, con esperimenti e missioni spaziali che nei prossimi anni sono impegnate proprio ad aggiungere dei tasselli a questo quadro generale così pieno attualmente di punti di domanda. Ma per capire meglio di che cosa stiamo parlando oggi, abbiamo un parterre ricchissimo veramente di ricercatori impegnati esattamente in questi campi di ricerca. Inizierei Ladies First da Giuliana Fiorillo, professore ordinario di fisica nucleare e subnucleare all'Università Federico II di Napoli, coordinatrice italiana dell'esperimento Dark Side per la ricerca di materia oscura. Grazie Giuliana di essere qui. Grazie a te, Elisa. E poi passerei a Massimo Pietroni, docente di fisica astroparticellare all'Università di Parma. Ciao Massimo, grazie anche a te di essere qui. Ok, Ciao e grazie a voi. forse rimutato. E last but not least, ringrazio anche Luca Valenziano, responsabile delle politiche e relazioni internazionali dell'INAF, nonché coordinatore scientifico nazionale sempre per l'INAF della partecipazione alla missione europea Euclid. Grazie Luca di essere stasera con noi. Buonasera Elisa, buonasera a tutti quanti, grazie per l'invito. Allora, comincerei subito da Massimo. Allora, Massimo, aiutaci a far luce, scusa il gioco di parole, su questo mistero, la materia e le energie oscure. Facci capire qualcosa di più. Ok, ci provo condividendo lo schermo. Ok, riuscite a vedere? Perfettamente, Allora, sì. parleremo, come hai detto, dell'universo oscuro, però secondo me un buon punto di partenza è partire da quello che in realtà vediamo. Cioè, vi farò vedere in questo filmato un riassunto, una summa, se vogliamo, di tutto quello che sappiamo sull'universo che si può osservare con gli strumenti di cui che abbiamo a disposizione. Allora, ognuno di questi puntini chiari che vedete nello schermo è una galassia. Immaginate una galassia come la nostra che contiene centinaia di miliardi di stelle e guardando a distanze sempre più grandi, qua stiamo parlando di distanze superiori a qualche miliardo di anni luce, l'universo è popolato da una miriade di queste galassie. Ora, ci tengo a sottolineare che questo filmato non è una frutto di fantasia, ma è veramente il risultato di anni di osservazioni da parte di una campagna di osservazioni che prende il nome di Sloan Digital Sky Survey, che ha veramente misurato la posizione e la posizione nel cielo e la distanza di ognuna di queste galassie. Quindi quello che vediamo è un universo estremamente ricco di galassie che sono disposte in questo modo, cioè a grande distanza sono grosso modo abbastanza uniformemente distribuite. E misurando appunto la posizione di tante galassie, uno può formare una vera e propria mappa tridimensionale dell'universo attorno a noi. Non solo, ma se uno guarda a distanze di via sempre più grandi,
quello che vede è un universo che è sempre più bambino, cioè va indietro nel tempo e quindi riesce a vedere non soltanto l'universo come, così come è oggi, come è attorno a noi, ma andando indietro nel tempo, quindi là con le distanze, riesce a vedere anche l'universo quando le prime galassie si stavano formando e poi ancora più in là quando in realtà non c'era ancora nessuna galassia. Quindi vediamo che a un certo punto la distribuzione delle galassie finisce per lasciare spazio appunto a un periodo oscuro in cui non si erano ancora formate stelle e galassie, e cambiando strumento però abbiamo altre informazioni che vengono, in questo caso non tramite luce visibile, ma attraverso microonde, che rappresentano la radiazione cosmica di fondo. La radiazione cosmica di fondo è il segnale più antico che possiamo raccogliere nel nostro universo. Pensate, è stato formato quando l'universo aveva soltanto 300.000 anni e oggi l'universo pensiamo che abbia 13 miliardi circa di anni, quindi nei primissimi istanti della sua vita. Queste due immagini, quindi la radiazione di fondo e la distribuzione delle galassie nell'universo più vicino a noi, seppure parliamo sempre di miliardi e decine di miliardi di anni luce, rappresentano un po' la somma di tutto quello che siamo riusciti a misurare e quindi a conoscere del nostro universo. Adesso vorremmo capire che cosa governa l'evoluzione di questo sistema. Ora, l'informazione principale è quella che tu hai già anticipato, e cioè che in realtà tutto questo filmato, che appunto riassume l'universo visibile, corrisponde al massimo, pensiamo, al 4-5% di tutto l'universo realmente esistente. Cosa voglio dire per realmente esistente? Per tutta la quantità di materia ed energia disponibili nell'universo sotto qualunque forma. Quindi quello che voglio dire è che l'universo, la materia che noi conosciamo, che è fatta di neutroni, protoni ed elettroni, di atomi e molecole, in realtà compone al massimo questa fettina gialla, mentre per il resto l'universo è oscuro. Abbiamo suddiviso ulteriormente questa parte oscura, che complessivamente fa il 95%, in due fette, una grosso modo del 30% che chiamiamo materia oscura e il restante 68-70% che chiamiamo energia oscura. Cercherò appunto adesso nei prossimi minuti di spiegare un po' la differenza fra questi due oggetti e soprattutto come siamo arrivati a questa conclusione. Allora, la materia oscura, come già anticipato, in realtà è una storia molto antica, perché è quasi da 100 anni che stiamo accumulando evidenze sempre più stringenti sul fatto che esista una nuova forma di materia che non conosciamo ancora e che è presente in grande abbondanza nell'universo. Ci sono quindi diversi argomenti, diversi indizi che ci portano a questa conclusione. Io ve ne racconterò soltanto uno perché è quello più rilevante per quello che diremo poi in seguito. Ed è un po' riassunto da questi tre blocchi che vedete. Questi tre blocchi potete immaginarli come tre diverse stadi dell'evoluzione dell'universo. Questi sono risultati di simulazione al calcolatore, però sono molto simili a quello che vedremo osservando l'universo a distanze di via sempre maggiori. Quindi in questi blocchi quello che vedete è questa nebbiolina bianca che rappresenta la materia oscura. Ovviamente è stata fatta bianca per poterlo vedere, perché altrimenti, perché in realtà la materia oscura non emette luce, non interagisce con niente, quindi completamente invisibile. Però la distribuzione di questa materia oscura è l'elemento, diciamo, cruciale in questa storia. E se vogliamo, quello che abbiamo capito è che la materia oscura governa tutto il percorso di evoluzione, di sviluppo del nostro universo attraverso la propria massa e quindi la propria forza gravitazionale. Inizialmente abbiamo una materia oscura diffusa in modo abbastanza uniforme, vedete il primo box verso sinistra, e poi man mano che il tempo passa le zone un po' più dense attraggono materia dalle zone circostanti, quindi diventano ancora più dense e lasciano dei vuoti attorno. Quindi alla fine quello che abbiamo è un'immagine più simile a quello che è il blocco sulla destra, in cui la materia oscura è distribuita in filamenti che si incrociano fra loro in zone ad altissima densità, che sono importantissime perché è proprio in quelle regioni che si vanno a formare le galassie che noi osserviamo veramente. Non so se si riesce a vedere, le galassie qua sono quei grumetti più gialli e quindi rappresentano un po' quello che abbiamo visto nel primo filmato. Quindi in questa immagine capiamo che in realtà le galassie, cioè la parte che noi osserviamo, in realtà si appoggia sopra questo scheletro di materia oscura che è determinante per dare all'universo l'aspetto che noi osserviamo.
detta in parole ancora più semplici, se non ci fosse questa nebbiolina bianca, questa materia oscura, l'universo avrebbe un aspetto completamente diverso. Le galassie stesse non avrebbero potuto formarsi. Quindi abbiamo bisogno della materia oscura per spiegare le immagini che abbiamo visto all'inizio del mio intervento. Questa è per la materia oscura. Per l'energia oscura il discorso è ancora più recente in realtà, perché la scoperta della sua presenza risale a una ventina d'anni fa, e questo ha a che vedere col moto dell'universo nel suo complesso. Cioè si sa anche questo da tantissimo tempo, da un centinaio di anni, che l'universo si sta espandendo, che vuol dire che se io guardo due galassie molto lontane, queste mediamente si stanno allontanando l'una dalle altre, l'una dall'altra, però la novità non è tanto questa espansione, ma il fatto che questa espansione avvenga a velocità sempre più elevata. Perché è una sorpresa? Perché la forza importante in gioco nell'universo è la forza di gravità, e noi sappiamo che la forza di gravità è attrattiva, quindi dovrebbe cercare di trattenere gli oggetti, quindi di rallentare sempre più questo moto di espansione. Quello che vediamo è esattamente il contrario, che questa velocità sta aumentando, cioè l'espansione sta accelerando, ed è come se la forza di gravità a grandi distanze diventasse da attrattiva a repulsiva. Per questo si parla di energia oscura o anche di antigravità. Allora, la materia oscura non può fare questo gioco, perché abbiamo visto nella slide precedente che la materia oscura ci serve proprio per attrarre gli oggetti, per aumentare la densità, mentre l'energia oscura quindi deve essere introdotta come un'ulteriore entità che è responsabile proprio di questa repulsione a grandi distanze, di questa espansione accelerata a grandi distanze. Quindi abbiamo adesso due grosse domande, ovvie, evidenti, cioè che cos'è la materia oscura e cos'è l'energia oscura. La situazione in cui siamo è ben riassunta da queste due figure. Queste due figure sono i nostri due campioni teorici, i nostri due modelli standard, li chiamiamo. Cioè abbiamo una teoria che ci spiega molto bene l'evoluzione dell'universo, vedete sulla destra, quindi rende conto perfettamente di quel filmato che abbiamo visto all'inizio, però ci chiede di introdurre nel nostro budget cosmico la materia e l'energia oscura. L'altro grande modello standard è il modello standard della fisica delle particelle elementari, cioè che ha a che vedere con il comportamento del microcosmo, che invece ci dà una somma di tutte le particelle e le forze che regolano il microcosmo. Allora, la prima domanda ovvia è: ma la fisica delle particelle elementari ha un candidato, ha una spiegazione per la materia oscura? E la risposta purtroppo è no. Nel modello standard le particelle che conosciamo sono quelle che vedete rappresentate. Le uniche particelle che in teoria potrebbero comporre la materia oscura, perché hanno le buone caratteristiche, sono i neutrini, ma i neutrini sono troppo pochi e troppo leggeri per poter rendere conto della materia oscura. Cioè, in realtà possono al massimo fare questa fettina dello 0,5%. E quindi la migliore teoria che abbiamo per descrivere il microcosmo è che il modello standard non ha una risposta sulla materia oscura. Siamo messi male? Siamo messi bene? In realtà, allora, non abbiamo il problema di non avere un'idea di che cosa sia la materia oscura. In realtà ne abbiamo anche troppe di idee. Questo è un po' il nostro problema. In questo diagramma, che adesso non sto a spiegare in dettaglio, avete ogni rettangolo rappresenta un possibile candidato di materia oscura, una possibile idea teorica che spiega il problema della materia oscura. Quindi, come vedete, ne abbiamo tanti, anzi, questo diagramma sicuramente non è neanche completo. Per esempio, un candidato molto importante, e anche molto appetibile dal punto di vista teorico, sono queste WIMP, vedete questo rettangolo blu in alto sulla destra. Queste sono particelle che si sarebbero create subito dopo il Big Bang, nell'universo caldo che c'era a quell'epoca, e poi con l'espansione dell'universo e il suo riscaldamento sarebbero rimaste attorno a noi, e permerebbero il cosmo, formerebbero appunto questa nebbiolina che abbiamo visto, e per esempio circonderebbero il sistema solare e la Terra, e in ogni istante attraverserebbero la Terra quasi senza interagire, senza lasciare traccia. Questo quasi è molto importante per quello che poi dirà Giuliana. Quindi esistono tante idee teoriche, allora la chiave per andare avanti è sempre ascoltare i grandi saggi. In questo caso ho riportato una frase di Richard Feynman, che era un fisico teorico,
che sostanzialmente dice che non importa quanto sia bella la teoria, quanto sia stato bravo il fisico teorico che l'ha formulata, alla fine la risposta la daranno sempre gli esperimenti. Perché una teoria, per quanto bella, perfetta e elegante, se contraddice l'esperimento, è sbagliata. Quindi, a questo punto, con molto piacere, passo la parola a Giuliana e poi a Luca, che ci spiegheranno come sperimentalmente si può dire qualcosa sulla vera essenza della materia e dell'energia oscura. Sì, passerei volentieri anch'io la palla a Giuliana, la parola a lei, perché abbiamo capito che il problema qui è solo uno, che abbiamo una teoria che non va d'accordo con le osservazioni. Quindi facci capire qual è lo stato dell'arte, della ricerca nel campo delle particelle, come sono queste particelle? Beh, la teoria, diciamo, non è che non va d'accordo con le osservazioni. Per adesso tutte le osservazioni sono in accordo con questo modello, che include da una parte il modello cosmologico standard e dall'altra il modello delle particelle, tranne che manca l'osservazione di queste particelle, cioè di sapere di che natura sono. E quindi ho preparato anch'io qualche immagine che condivido. Ok, vedete lo schermo? Sì, perfetto. Allora cioè, è partita proprio una caccia alle particelle di materia oscura che prevede una miriade di esperimenti con tantissime tecniche che vanno da esperimenti sensibili a onde, perché queste particelle potrebbero, diciamo, avere un comportamento da onda, fino a esperimenti propri della fisica delle particelle elementari che usano la strumentazione tipica utilizzata dalla fisica delle particelle elementari per determinare invece la natura particellare di questa materia oscura. Io vi parlerò in particolare di questi candidati molto gettonati che sono le WIMP. WIMP significa debosciato in inglese, è un acronimo per Weakly Interacting Massive Particle, cioè particelle massive ma debolmente interagenti, significa con interazioni molto flebili che è molto difficile rivelare. Se fosse facile le avremmo già viste, quindi deve essere per forza così. Se esistono devono avere delle interazioni molto deboli. E le idee che abbiamo messo in campo per poterle rivelare sono di vario tipo. Per esempio qui ho messo tre grosse famiglie di esperimenti. Sulla destra vedete gli acceleratori, questa è una foto famosissima di LHC, il Collider, dove come è noto si cerca di simulare quello che deve essere avvenuto nell'universo primordiale, come diceva Massimo, cioè in un universo molto denso, con molta energia disponibile, può essercene a sufficienza da creare queste particelle WIMP che poi, man mano che l'universo si raffredda, rimangono lì e ce le troviamo ancora intorno. Ecco, allora, ad LHC cerchiamo di raggiungere un'energia sufficiente, scontrando materia e antimateria, annichilando quindi questa materia, convertendola in energia, e cerchiamo di produrre, se esistono, queste nuove particelle, senza conoscere però quale sarebbe l'energia necessaria per produrle. Quindi andiamo a tentativi e facciamo acceleratori sempre più potenti per cercare di produrle. Il processo inverso, se vogliamo, cioè se queste particelle esistono attorno a noi, in luoghi dove la densità è molto elevata, potrebbero annichilarsi fra di loro e produrre, esattamente con lo stesso processo, materia e antimateria. Allora noi guardando, osservando da lontano questi luoghi densi dello spazio, galassie per esempio, ammassi di galassie, stelle lontane, potremmo vedere questi prodotti del decadimento o dell'annichilazione di queste WIMP fantomatiche, e questo arriverebbe a noi sotto forma o di lampi di luce o di antimateria che non ci aspettiamo, e questo sarebbe il segnale della produzione della materia oscura. Ma per farlo dobbiamo andare nello spazio, e qui c'è una foto della Stazione Spaziale Internazionale dove ci sono dei rivelatori di particelle che focalizzati alla ricerca di questo segnale. Oppure un metodo un po' più terrestre, diciamo, è quello di aspettare che una di queste particelle ci arrivi casualmente addosso. Diceva Massimo, le WIMP sarebbero attorno a noi, passerebbero attraverso la Terra e magari ogni tanto può essere che qualcuna interagisca con noi. Ecco, questo è il tipo di esperimenti di cui mi occupo io, e quindi ve ne parlo un po' più in dettaglio. Questa è un'immagine che faceva parte di un famoso articolo su Nature di una decina, forse quindicina di anni fa, che fa vedere un'immagine pittorica, diciamo, della nostra galassia immersa in questo grande alone
oscuro, di materia oscura, da dove possono arrivare, come dicevo, questi bagliori di luce da lontano, dalle galassie satelliti della materia oscura. Oppure possiamo pensare alla Terra, che è periferica nella galassia, che è trascinata dal Sole nel suo moto di rotazione, di rivoluzione attorno al centro galattico. Il Sole, come tutte le stelle, ruota attorno al centro galattico con una elevata velocità, circa 220 km al secondo. Ecco, il Sole ci trascina nel suo moto, il pianeta e con lui noi, all'interno di questo gas di materia oscura. Ebbene, allora in questo caso potrebbe succedere che noi sentiamo un vento di WIMP che incide su di noi. È un fenomeno a cui potete pensare analogo a quello che avviene quando vedete la pioggia, nel momento in cui vi muovete ad alta velocità, a venirvi incontro. Cioè, se voi per esempio siete in automobile, andate ad alta velocità, vedete la pioggia che invece di cadere dritta vi cade contro. Questo è effetto, come è noto, della velocità relativa della vostra automobile rispetto alla pioggia. Analogamente, se voi avete una velocità rispetto all'alone galattico, perché seguite il Sole a 220 km al secondo, vi arrivano addosso delle WIMP come se fosse un vento. E in questo caso, questo vento di WIMP, maggiore è la velocità relativa, maggiore è il numero di interazioni che vi aspettate da parte delle particelle di materia oscura nel vostro rivelatore, nel vostro bersaglio, diciamo così. È interessante anche notare che, poiché la Terra ruota attorno al Sole, per metà dell'anno si trova concorde al moto del Sole e per metà dell'anno discorde, per cui questo flusso, questo vento di WIMP, dovrebbe anche modulare con una modulazione molto precisa, con un picco massimo in estate e minimo in inverno. Quindi abbiamo diverse predizioni su questi possibili scontri. Allora, guardiamo un attimo col microscopio che vuol dire, per un fisico delle particelle, rivelare uno scontro, un urto, fra una particella WIMP che arriva sulla Terra e un bersaglio di materia terrestre, un atomo. La WIMP ve la potete immaginare, perché così ce la immaginiamo noi, come un oggetto che ha più o meno la stessa massa di un nucleo atomico. E quindi è come se due palle da biliardo si scontrassero. Arriva la prima palla di biliardo che voi avete spinto con una certa velocità sul bersaglio fermo, e il bersaglio a questo punto lei rimbalza e la palla che invece è stata colpita rincula. E questo rinculo vuol dire un calcio, diciamo una velocità assunta dal nucleo all'interno del vostro bersaglio che voi volete rivelare. Quindi si tratta di fare grosse quantità di bersagli, atomi di materia ordinaria, ed essere così sensibili da accorgersi del rinculo di uno di questi. Ne trovate uno, e se siete bravi a convincere tutto il pianeta che quell'unico rinculo non dovrebbe esserci e quindi è dovuto alla materia oscura, magari perché viene proprio dalla direzione del vento di WIMP, allora andate a Stoccolma a prendere il Nobel. Essenzialmente questo è il concetto di questi esperimenti, che quindi sono molto, molto difficili. Adesso vi faccio vedere, se ho tempo, il video che simula un po' l'esperimento di cui mi occupo io, che si chiama Dark Side, nome abbastanza così evocativo. Mette insieme una collaborazione internazionale, quindi l'intero pianeta, da tutte le parti del globo, tantissimi scienziati, circa 400 persone, da 60 istituti diversi, si sono uniti e hanno progettato un esperimento che vuole rivelare le WIMP col metodo che vi ho fatto vedere, dove? Proprio in Italia, anzi in particolare in Abruzzo, sotto la montagna del Gran Sasso d'Italia. I laboratori nazionali del Gran Sasso dell'INFN sono una struttura gioiello, e il bersaglio che ha scelto questa collaborazione è l'argon, un gas nobile che trovate in tutte le lampadine, quindi abbastanza comune, e che normalmente viene prelevato dall'atmosfera. Per poterne fare grandi quantità è necessario liquefarlo, quindi noi prendiamo l'atmosfera, la centrifughiamo, diciamo così, prendiamo l'argon che è contenuto nell'atmosfera, a 40 fra protoni e neutroni, e poi lo liquefiamo a meno 200 gradi centigradi per farne un bel po'. Il problema è che l'argon 40, quello dell'atmosfera, non è l'unico componente. Infatti l'atmosfera è bombardata dai raggi cosmici che producono un isotopo radioattivo dell'argon 40, il fratello cattivo, che si chiama argon 39. E poiché è radioattivo non va bene, perché simula i nostri eventi. Quindi noi andiamo a prendere l'argon in realtà non dall'atmosfera, ma sottoterra. Andiamo in Colorado, in un giacimento di anidride carbonica, in cui è conservato un po' di argon 40 non contaminato da argon 39.
Poi da lì lo portiamo in Sardegna, come vedete c'è questo grande impianto alto 350 metri, più alto della Torre Eiffel, innestato dentro un pozzo minerario che serve a purificare l'argon, e poi costruiamo in maniera molto pulita, stando attenti a non contaminare nessuna parte, nei nostri laboratori le parti attive del rivelatore, che devono rivelare quel rinculo piccolo piccolo di quell'unico nucleo che è andato via. Qua vedete le foto del mio laboratorio. Ecco, questo qui è un oggetto molto particolare, il silicon PM. È il cuore sensibile del nostro esperimento, poiché l'argon, quando viene colpito dalla WIMP, si eccita e produce luce, e quindi questo è il nostro segnale che vogliamo rivelare. Abbiamo bisogno di occhi molto sensibili, in grado di rivelare anche pochi fotoni, e abbiamo costruito questi occhi, questi fotosensori, basandoci su una tecnologia standard CMOS, quella che troviamo in tutti gli schermi televisivi oppure delle nostre macchine fotografiche, dei cellulari, cioè basata su silicio. E la cosa interessante è che mentre noi dobbiamo produrre questi dispositivi in maniera speciale, perché devono funzionare a meno 200 gradi dentro l'argon e devono essere radiopuri, insomma dobbiamo farli in maniera un po' speciale, però quello che produciamo poi può avere delle applicazioni anche di tipo ordinario, utili. Per esempio, in particolare questo sviluppo dei silicon PM può essere utilizzato nella tecnologia cosiddetta LiDAR, che è la tecnologia per la quale voi mandate un impulso laser che vede gli ostacoli attorno a voi, rimbalzandovi manda queste informazioni, i silicon PM la rivelano con alta precisione e consentono, ad esempio, installati su un'automobile, la guida senza autista, l'automotive. Per questo motivo gli sviluppi che noi dobbiamo fare per il nostro esperimento vengono finanziati sostanzialmente anche dalle regioni, per esempio la Sardegna per quanto riguarda l'argon e l'Abruzzo per quanto riguarda la produzione di questi silicon PM, hanno finanziato delle grosse strutture industriali, perché consentono sia la riconversione che crescita dell'industria locale. Tornando adesso al nostro esperimento, che si trova sotto la montagna del Gran Sasso, il picco più alto del centro Italia, il Gran Sasso d'Italia, eccolo qua, questo è il Grande Corno, il suo picco, al di sotto, uno se ne accorge se va in autostrada, vedrà l'ingresso di questo laboratorio veramente fantascientifico del Gran Sasso, nasconde una galleria di accesso a delle grandi sale sperimentali che furono costruite con grande visione su impulso di Zichichi nel 1989. In questa grande sala sperimentale, che è alta 15 metri, larga 15 metri, quindi veramente molto grande, noi intendiamo installare questa struttura rossa, che vedete qua ricostruita virtualmente nel video, che non è altro che un grande vaso Dewar, un grande criostato, che deve contenere 850 tonnellate di argon liquefatto. Perché se fosse in stato gassoso occuperebbe una dimensione enorme questo esperimento. Invece, liquefandolo, purtroppo a temperature criogeniche, possiamo realizzare il nostro grosso esperimento, molto sensibile. All'interno di questo criostato c'è una serie di rivelatori che servono per schermare sostanzialmente il bersaglio delle WIMP da tutta la radioattività ambientale che può essere circostante, dovuta all'ambiente, alla materia ordinaria, e al suo interno c'è un cuore che è questa TPC, Time Projection Chamber, significa camera a proiezione temporale. Adesso vi spiego come funziona questa camera a proiezione temporale, perché c'è questo nome strano. Lei è un bidone pieno di argon, argon 40 ovviamente, con due strati di silicio. Ci sono quasi 15 metri quadri di questi silicon photomultiplier alla superficie superiore e alla superficie inferiore, questo dispositivo che avete visto prima nelle mie mani. Questi silicon PM devono rivelare questi lievi bagliori emessi dall'argon quando si eccita a causa dell'urto della WIMP. Eccolo qua il bagliore. Per fortuna, oltre alla luce, vengono prodotti anche degli elettroni. Allora, gli elettroni si rivelano facilmente perché basta mettere un campo elettrico, trasportiamo questi elettroni fino a questa superficie superiore del bidone, dove abbiamo un sottile strato gassoso, e gli elettroni estratti da un altro campo elettrico nel gas, come vedete qui nell'animazione, producono un nuovo segnale di luce. Quindi adesso il video ci farà vedere come questi due segnali di luce che noi otteniamo, il primo, ecco, arriva la WIMP si intrufola nel nostro bersaglio, urta un atomo di argon, lo eccita e contemporaneamente strappa elettroni.
La luce dovuta alla disseccitazione dell'argon è un primo segnale che viene rivelato. Poi gli elettroni vengono trasportati fino alla fase gassosa, dove vengono estratti e producono sempre con lo stesso meccanismo un secondo segnale luminoso, S1 ed S2. Il tempo che intercorre fra questi due segnali è proporzionale al tempo che ci ha messo, allo spazio che ha percorso l'elettrone che è stato trasportato fino alla fase gassosa, e quindi ci consente di misurare con precisione il luogo dove è avvenuta l'interazione, in particolare lungo la direzione verticale. Analogamente, la posizione del silicon PM sullo strato orizzontale che ha rivelato il lampo ci dice anche la dimensione, la posizione trasversale dell'evento, che quindi viene precisamente identificato all'interno della nostra camera a proiezione temporale, per questo c'è questo nome strano. Fuori della camera invece c'è un altro rivelatore che serve a schermare tutto, in particolare ad aiutarci a distinguere eventuali rinculi che sono provocati magari da un atomo di uranio solitario nel nostro criostato che decade e ci fa un brutto scherzo, perché provoca un evento simile a quello che stiamo cercando. Quindi concludo per dire che se scoprissimo, se esperimenti di questo tipo o analoghi avessero un segnale, fino ad oggi non è stato così, sono già 15 anni che facciamo esperimenti di questo tipo raggiungendo delle sensibilità molto elevate, quindi facciamo esperimenti sempre più difficili, sempre più grandi, allora inizierebbe tutta un'altra storia, perché nel momento in cui il segnale ci fosse bisognerebbe poi misurarlo. E là c'è bisogno di un'osservazione di tipo astrofisica, bisogna collegare il segnale che si è osservato dalla Terra con l'osservazione astrofisica di cui tipicamente si occupa invece Luca, quindi magari è Luca che può dare più dettagli su questo secondo aspetto. Assolutamente, quindi con grande piacere che passo la parola a questo punto a Luca, che so ci deve parlare appunto delle osservazioni astrofisiche, sia quelle che stiamo facendo, sia anche quelle che sono in programma per il futuro. Giusto, Luca? Ci dai anche qualche assaggino per il futuro? Senz'altro. Allora, la cosa che noi facciamo adesso sono queste osservazioni complementari a quelle che vengono fatte nei laboratori underground. È, diciamo, complementari perché noi andiamo a cercare di osservare gli effetti di questa materia oscura sulla posizione, come diceva Massimo prima, di queste galassie in tutto il cosmo. Come facciamo? Allora, una cosa che è importante da dire, adesso condivido un attimo lo schermo per anch'io un'immagine da farvi vedere, dovreste vederlo, il fatto che secondo la relatività generale di Einstein, la teoria che Einstein ha creato, la presenza di materia piega la trama del cosmo. Cioè quello che succede è che l'intero universo, noi viviamo sostanzialmente in un universo che viene deformato dalla presenza di materia. Quindi sia la presenza di materia ordinaria, come sono stelle, pianeti, galassie, sia la presenza di materia oscura. Perché questa cosa è estremamente importante? Per noi, perché piegando proprio la trama dell'universo, un po' come si piega un tappeto elastico con la presenza di un corpo, qualsiasi cosa passi su questa trama, viaggi in questo spazio, segue questa curvatura di questa trama, e quindi anche i raggi di luce, i fotoni, no? che se lo vogliamo vedere come particelle, se incontrano un avvallamento dovuto alla presenza di materia, deviano. Ecco, questo perché è estremamente importante? Perché anche la materia oscura fa questo effetto, e la materia oscura sostanzialmente si comporta, adesso cerco di andare avanti, vediamo, ecco, si comporta sostanzialmente come deformatore dello spazio. Quindi se noi osserviamo la luce e quindi l'immagine di una galassia molto distante da noi, nel percorso che fa verso l'osservatore, verso la Terra, verso i nostri telescopi, verso i nostri strumenti, questa luce seguirà gli avvallamenti e questo percorso un po' accidentato che è dato dalla deformazione dello spazio data dalla materia oscura. Questo è estremamente importante perché queste deformazioni
come vedete qui in questa immagine, no? Viene deviato, ma non solo proprio nel corpo d'acqua, ce ne sono molte di diciamo questi blob di materia oscura. E quindi quello che noi otteniamo sostanzialmente è che se prendiamo una radiazione, come in questo caso la radiazione di fondo cosmico, ma una radiazione molto lontana che viene, diciamo, da questa immagine alla nostra a sinistra verso destra, vedete che attraversando questa tutto l'universo fino a noi, quindi facendo un percorso di circa 13 miliardi, oltre 13 miliardi di anni luce verso di noi, segue delle traiettorie ondulate. Ed è esattamente, diciamo, questa traiettoria accidentata che rende l'immagine degli oggetti molto lontani da noi un po' deformata, che è esattamente quello che noi con gli strumenti a terra cerchiamo di vedere. E Euclid farà esattamente questo. Quindi mi riallaccio sostanzialmente a quello che ci diceva Massimo prima, e cioè che noi cerchiamo di vedere da oggetti molto lontani da noi com'era l'universo quando era bambino, perché appunto, come dicevamo prima, oggetti molto lontani da noi sono oggetti molto più vecchi, un po' come vedere la carrellata di fotografie, dalla fotografia del matrimonio dei bisnonni a quella del matrimonio dei nonni e così via, e tutti gli eventi, le lauree, le nascite e così, tutti gli eventi di una carrellata di fotografie. Quindi noi vediamo, guardando molto lontano, com'era, diciamo, l'universo molto antico. Allora, se noi riusciamo a realizzare una mappa su tutto il cielo praticamente intorno a noi, del tipo di quella che ha fatto vedere Massimo all'inizio, ma molto più completa, quindi una sorta di, lasciatemi dire, Google Map Universe, quindi una mappa tridimensionale dell'intero universo, quello che noi riusciamo a ottenere è sostanzialmente quella che io chiamo la tomografia a cipolla, cioè se noi guardiamo i gusci concentrici intorno a noi, che non siamo un osservatore privilegiato, ci troviamo in una parte del cosmo, ma siccome siamo qui, vediamo intorno a noi questi gusci sferici e analizziamo ogni guscio di questa, ogni strato di questa cipolla, possiamo vedere com'era l'universo 5 miliardi di anni fa, 6 miliardi di anni fa, 7 miliardi di anni fa, e quindi studiarne l'evoluzione. Allora, noi con questi esperimenti che cosa vogliamo fare? Abbiamo un modello teorico dell'universo. Dobbiamo verificare come è fatta la natura e se questo modello riproduce quella che è la natura, perché fisica significa questo, studio della natura, allora quel modello sarà vero e quindi noi avremo una spiegazione logica, matematicamente descritta, di come è fatto l'universo e l'avremo capito. E quindi questo, insieme alle osservazioni dirette, ci permetterà di capire di che cosa è fatto questo universo. Quindi il 90, circa il 95% del contenuto dell'universo riusciremo a capire perché. Allora, come lo facciamo questo qui? Vi condivido un altro, un piccolo video, perché noi lo facciamo sostanzialmente con satelliti. E il satellite di cui parlo, che realizzerà questa osservazione, si chiama Euclid, perché studia appunto la geometria dell'universo, questa geometria che si deforma per la presenza di materia. Ecco, vedrete, questo è un modello del satellite, diciamo, al calcolatore, quando è stato pensato. Vedete che c'è questo cilindro che scherma un telescopio abbastanza classico con diversi specchi, ed è tutto, diciamo, rivestito di materiale di protezione. Allora, questo satellite, fondamentalmente lo vediamo adesso in realtà dal vivo nelle prossime immagini, verrà lanciato nel 2022 ed è una collaborazione di oltre 2500 ricercatori in tutto il mondo, che in cui l'Italia partecipa con una presenza di circa 300 e oltre ricercatori, e quello che vedete è l'oggetto vero. Questo satellite verrà lanciato dalla base di Kourou nella Guyana francese, raggiungerà il suo posto, diciamo, il suo posto di lavoro in un'orbita a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, e da lì per circa 5 anni e oltre osserverà il cielo, realizzando delle immagini con grande accuratezza. Adesso guardiamo un po' come è fatto questo satellite. Allora, intanto lo guardiamo dall'esterno e poi vedremo quali sono gli occhi di questo satellite. Se lo guardiamo dall'esterno, appunto, abbiamo questo schermo di radiazione.
Quello che vedete è il modello vero, è il vero satellite nei laboratori della Thales Alenia Spazio di Torino, perché c'è un grosso coinvolgimento anche industriale italiano, perché sappiamo fare queste cose benissimo, come sappiamo fare benissimo gli esperimenti diciamo di fisica delle particelle, sappiamo fare anche benissimo gli esperimenti spaziali. E questo è veramente una cosa molto, molto importante anche per la nostra, diciamo, per i ritorni tecnologici per il nostro paese. Quindi vediamolo. Ecco, qui sono nella camera pulita, vi sto facendo vedere ad esempio una antenna di trasmissione che servirà a trasmettere i dati da questo posto a 1,5 milioni di chilometri sulla Terra, da cui poi saranno elaborati nei nostri centri di elaborazione dati con dei potenti calcolatori e dei programmi molto sofisticati con cui li analizziamo, per realizzare appunto questa mappa tridimensionale dell'universo. Quello che vedete qui è, diciamo, la protezione di quello che è il pannello solare che alimenta il satellite e che dà energia a tutti gli strumenti di bordo e a tutti i sistemi di bordo, quindi anche i calcolatori di bordo, che sono contenuti all'interno di questi pannelli coperti da questa, questo materiale riflettente che serve a proteggere dalla, dalla radiazione, mantenere stabili le temperature. Perché? Perché gli strumenti di bordo devono essere raffreddati a circa meno 180 gradi centigradi. E come viene fatto questo? Viene fatto perché sostanzialmente gli si collegano delle piastre che dissipano il calore verso lo spazio profondo, un po' come succede al contrario quello che noi vogliamo evitare quando mettiamo il cappotto alle nostre case. Manteniamo il calore all'interno, ma nello stesso tempo manteniamo anche la radiazione all'interno. Mettiamo ad esempio degli schermi dietro i termosifoni, proprio perché anche, e sono schermi riflettenti per riflettere la radiazione termica verso l'interno. Noi facciamo l'esatto contrario, cerchiamo di buttare fuori il calore e tenere gli strumenti freddi. Ecco, questi sono i dissipatori del calore all'interno per portare questi strumenti a circa meno 180 gradi. Ora, vediamo che questo satellite è una struttura estremamente complessa, ha al suo interno chilometri e chilometri di cavi elettrici che portano i segnali e l'alimentazione alle varie parti. Il cuore dello strumento è un telescopio circa di 1,2 metri di diametro, lo specchio primario, che è alloggiato nella base, questa base grigia, sotto il cilindro bianco, e che è fatto in carburo di silicio, un materiale molto particolare, un materiale ceramico estremamente sensibile, anche lui raffreddato, proprio per non perturbare il sistema. Vedete, sotto questa piastra grigia sono montati gli strumenti. Fra un momento li vedremo meglio anche in qualche altra immagine. Questo è, in questa fase erano montati gli strumenti di prova, ma adesso Euclid è nella fase finale di assemblaggio degli strumenti di volo, quelli che nel 2022 verranno lanciati nello spazio. Come vedete, ci sono una serie di strutture che sostengono questo telescopio, e una delle caratteristiche di Euclid è che come osserva l'universo. Ho detto che dobbiamo osservare questa deformazione delle galassie che noi vediamo. Allora, Euclid farà una fotografia del cielo con una macchina fotografica a oltre 500 milioni di pixel, 500 megapixel, quindi una gigantesca macchina fotografica che avrà una risoluzione estremamente accurata in cielo. Cioè noi esploreremo volta per volta, faremo una fotografia di una regione di cielo che è grande come la capocchia di uno spillo, e riusciremo all'interno di questa a tirare fuori 500 milioni di pixel. Quindi immaginatevi quanto è accurata. Bene, noi vogliamo andare a vedere la deformazione di queste galassie, e attraverso questa riusciremo a capire quanta materia oscura c'è tra noi e questa galassia e come questa è distribuita statisticamente in tutto il cielo. E per far questo dovete immaginare che la macchina fotografica deve essere molto ferma, non deve avere vibrazioni, non deve introdurre delle perturbazioni. È per questo che questo strumento viene raffreddato e portato nello spazio. L'altro strumento è quello che vedete qui con questa copertina, questa carta stagnola, dorata, e questa piastra
gialla dietro, questo strumento è invece uno strumento che va a vedere il colore di queste galassie, e in questa maniera ci permette sostanzialmente di misurarne non solo la posizione ma anche la distanza da noi. Come viene fatto questo oggetto? Allora, le galassie hanno un determinato colore della loro emissione, in realtà una riga, un po' come vediamo che ci sono i fari delle automobili che a volte sono azzurri, a volte sono gialli, a volte sono bianchi. Ecco, quel particolare colore dipende dalla riga del gas, diciamo, di cui sono composte queste galassie. Nel nostro caso noi vediamo una riga del gas più diffuso nell'universo, che è l'idrogeno. Ora, questa riga, se noi consideriamo che l'universo è in espansione, per l'effetto Doppler che viene dato, diciamo, dal fatto che l'universo si espande, quindi questo spazio non solo viene deformato ma si stira, quello che succede è che questo colore piano piano si sposta in un certo senso dal suo colore originale, che è circa blu, si sposta verso il rosso, come vediamo in questa immagine. Quindi noi vediamo che la lunghezza d'onda si allunga, quindi vedete qua in basso questo allargarsi delle creste della luce, quindi la lunghezza d'onda, quindi il colore, e quindi in alcun caso, se si avvicinassero a noi, le galassie si sposterebbero verso il blu, invece noi le vediamo che si spostano verso il giallo e poi verso il rosso. Ecco, da questa informazione noi capiamo in profondità e quindi nel tempo dove si trovano queste galassie. Ecco, questi due strumenti insieme ci permetteranno di fare la tomografia dell'universo. Se mi date ancora un secondo, vi faccio vedere dov'è e com'è lo strumento adesso. Allora, dovrei averlo qui. Esatto. Ecco, questo è il satellite che volerà nello spazio, come è attualmente negli stabilimenti di Tolosa in cui è installato. Dovete immaginare appunto questo schermo, che era quello che avete visto prima, e in basso nella parte nera ci sono gli strumenti. Questi sono gli strumenti. Sono, diciamo, delle cose che sembrano un po' dei rospi, no? In un certo senso. Ma ecco, questa protezione, si vede una lente in mezzo e si vede questo che è lo strumento infrarosso, e in quest'altra immagine, diciamo, in fondo queste persone che con grande attenzione e con grande pulizia stanno montando gli oggetti, stanno installando anche la famosa macchina fotografica. Questo è l'interno dello strumento infrarosso, non ho il tempo di descriverlo nei dettagli, ma anche questo è altamente sofisticato, ha dei movimenti molto accurati, deve funzionare per 5 anni senza la presenza dell'uomo, non può essere aggiustato una volta che lo realizziamo. Qui si vedono i rivelatori, che sono questi oggetti a specchio, e qui vedete gli strumenti di Euclid completamente assemblati. Ecco, diciamo, è difficile distinguere un oggetto dall'altro, ma si può apprezzare la complessità di questi strumenti. Ecco, con questi oggetti, quello che noi realizzeremo sostanzialmente è questa mappa, e quindi, diciamo, nel 2023-2024, quando questi dati saranno elaborati, potremo navigare in questo universo di Euclid e migliorare la nostra capacità di descrivere l'universo, la presenza di materia oscura e questa misteriosa energia oscura, e verificare con grandissima precisione le teorie che sono state proposte e che quindi ci diranno come è fatto questo universo. No, scusatemi, ero mutata, perdonatemi. Dicevo, fantastico, ci avete dato un quadro molto chiaro. Ci tengo a rassicurare, vedo che tra i commenti qualcuno chiede se la diretta sarà salvata. Assolutamente sì, sarà salvata e sarà visibile anche in differita, e per chi magari si fosse collegato un po' in ritardo. Però ci tenevo a dare oltre a farvi un paio di domande che ho visto stavano arrivando, chiedere dei tempi scala, perché abbiamo parlato fino ad ora di progetti
progetti in via di costruzione o missioni spaziali che verranno lanciate nel prossimo futuro, quindi chi fosse all'ascolto, magari dei ragazzi di un liceo che sono in questo momento all'ascolto e vorrebbero intraprendere degli studi in questo campo, tra quanti anni più o meno secondo voi potremo vedere i primi risultati che potranno in qualche modo distinguere tra un modello e l'altro o fare maggiore chiarezza in questo campo? Perché ci parlavi tu, Luca, di Euclid, che verrà lanciato a breve, ma che farà un lavoro molto lungo di acquisizione di dati, e anche Giuliana giustamente diceva è uno strumento molto complesso che è in via di costruzione, quindi mi aspetto, immagino che serva del tempo poi per acquisire dei dati. Se ci riuscite a dare degli span temporali. Rispondo brevemente io, Euclid verrà lanciato alla fine del 2022, questa è la pianificazione attuale, e lavorerà per 5-6 anni raccogliendo questi dati, e quindi i primi risultati saranno disponibili ovviamente subito a tutta la comunità scientifica, perché noi mettiamo i dati a disposizione di tutti quanti che potranno analizzarli, e la sua, diciamo, queste immagini, queste mappe del cielo saranno sicuramente disponibili e saranno importantissime per la scienza che faremo, a mio giudizio, nei prossimi 15-20 anni. Più o meno le scale dei tempi per gli esperimenti sono molto simili. Quello che vi ho fatto vedere io è un esperimento che abbiamo iniziato a progettare nel 2017. Adesso lo stiamo costruendo, stiamo producendo fisicamente, avete visto i laboratori in azione costruendo le parti, e anche il nostro, l'installazione incomincerà nel 2022 e la presa dati dovrebbe incominciare nel 2024 e durerà circa 10 anni. In realtà ci sono comunque ci sono vari cicli di questi esperimenti. Per esempio, c'è un prototipo di questo esperimento DarkSide che vi ho fatto vedere, che già ha preso dati per 5 anni. C'è un altro esperimento molto simile, che invece di essere basato sull'argon è basato sullo xenon, che sta per iniziare a prendere dati. Quindi se gli studenti sono interessati a partecipare a questo tipo di attività, c'è spazio per loro già a cominciare dai prossimi anni. Perfetto, era proprio questo il gancio che volevo dare, perché so per certo che sto seguendo dei ragazzi di un liceo scientifico romano che ho invitato questa sera a seguire questa conferenza, e so che sono molto appassionati, quindi volevo dargli questa pulce nell'orecchio, insomma, per chi volesse proseguire i propri studi in campo fisico-astrofisico. C'è sicuramente tanto, tanto lavoro da fare. E invece volevo un attimo, se abbiamo ancora qualche minuto, credo, approfondire un pochino la questione dell'energia oscura, perché una delle domande che arriva più spesso è come dobbiamo immaginare questa antigravità, nel senso che è un concetto che sfugge al pensiero umano. Siamo abituati a essere indottrinati del fatto che la gravità avvicina, non allontana. Tant'è vero che per quanto riguarda le varie spiegazioni che sono state proposte per l'energia oscura, si è parlato di tante possibilità. E volevo fare approfondire un pochino meglio, perché c'è qualcuno che dice che è addirittura un falso problema, ci sono modelli che dicono in realtà si tratta di una dilatazione dei tempi prevista dalla teoria della relatività, oppure come se l'energia oscura avesse qualcosa a che fare con il variare della costante di Hubble. Cioè, sono state proposte tantissime possibilità. Se riuscite a darci quantomeno, ecco, un quadro generale un pochino più approfondito su che cos'è questa antigravità, che come possiamo immaginarcela? Ma forse posso provarci io. Prego, anzi. Il modo migliore di pensarlo, secondo me, ok, io l'ho chiamata antigravità un po' per così sottolineare il fatto che dal punto di vista così intuitivo è molto diverso dalla gravità a cui siamo abituati, no? Due mele che si attraggono fra di loro. Però il modo migliore è, secondo me, di vederlo è un po' quello che faceva vedere anche Luca, no? Cioè il fatto che dobbiamo pensare la gravità come una deformazione dello spazio-tempo, dello spazio del tempo. Questo è il modo in cui Einstein ci ha insegnato a capire la forza di gravità. E quindi possiamo, in un certo senso, vedere l'energia oscura come qualche cosa che dilata questo spazio-tempo molto rapidamente e in modo a velocità via via sempre più crescente. Per tranquillizzare tutti, bisogna dire che l'energia oscura in realtà non è una cosa che
va contro le idee stabilite, cioè va contro per esempio la relatività generale di Einstein. Anzi, il primo a proporre una forma di energia oscura, anche se per un altro motivo, fu proprio Einstein, che poco dopo aver scritto le sue equazioni provò a vedere come le sue equazioni che lui aveva congegnato per spiegare la gravità nel sistema solare, insomma attorno a noi, come queste stesse equazioni si comportassero nella descrizione di tutto l'universo. E a un certo punto lui ha visto proprio che l'universo doveva espandersi, cosa che allora nessuno sapeva, perché non c'erano osservazioni che supportavano questo punto. Allora ha introdotto un oggetto che serviva proprio a tenere lì fermo in equilibrio l'universo. Questo oggetto oggi noi lo riutilizziamo, leggermente in modo diverso, però l'idea è esattamente la stessa, come candidato, anzi il candidato meglio messo, più appetibile per il momento per l'energia oscura. Quindi è un'applicazione proprio completamente all'interno della teoria di Einstein. Certo, poi è possibile avere delle sorprese, non so, se Euclid ci farà vedere che l'universo si espande in modo diverso da quello previsto da una semplice energia oscura, e ci saranno modi di vederlo benissimo con le galassie misurate da Euclid, allora ci saranno delle sorprese, dovremo vedere che l'energia oscura non è proprio la costante cosmologica ipotizzata da Einstein, ma è qualcos'altro, e questo aprirebbe un mondo nuovo, completamente nuovo, sia per la teoria che per gli esperimenti. E per rassicurare tutti quanti, il fatto che esista una energia oscura che funziona come una gravità al contrario, diciamocela in questo modo, non vuol dire che noi dalla Terra rischiamo di allontanarci dal Sole, cioè non è un qualche cosa che ha un effetto locale, giusto? No, proprio qualcosa i cui effetti si cominciano a vedere soltanto su scale cosmologiche, come dicevo prima, miliardi di anni luce. Attorno a noi sostanzialmente tutto va come l'ha descritto Einstein, addirittura Newton, ecco, Einstein ha messo le prime piccole correzioni alla visione di Newton, che però insomma nel nostro sistema solare vanno sostanzialmente bene. E stessa cosa direi vale anche per la materia oscura, o mi sbaglio? Anche la materia oscura, non ci deve preoccupare, giusto? Beh, dipende, dal punto di vista dei fondamenti fisici, no, ma è semplicemente una nuova forma, cioè, oddio, se la spiegazione è quella più semplice, cioè una nuova forma di particella che non è ancora stata scoperta, allora no, è semplicemente come avere una mela, semplicemente che questa mela tu non la vedi, non la puoi addentare perché non ha nessuna pressione, non ha nessuna interazione con te, però pesa, quindi ha forza di gravità. Possiamo pensarla forse in questo modo. Come una gravità, un qualche cosa che si manifesta attraverso la propria, il fatto che ha una materia ma non emette luce, questo è Esatto, non emette luce, interagisce pochissimo, speriamo proprio non almeno un pochino sì, altrimenti negli esperimenti di Giuliana non si vedrà, però qualcosa che interagisce molto. Forse molto. Possiamo fare menzionare i neutrini, no? Che sono stati fatti anche considerati a lungo come candidati. I neutrini non solo non fanno male, anzi interagiscono talmente poco che è pure difficile insomma rivelarli, anzi ci aiutano a conoscere i meccanismi interni, ad esempio della stella che è più importante per noi, il Sole. Proprio oggi, ieri è stata pubblicata la copertina di Nature su un esperimento che è italiano, molto italiano, Borexino, che ha sede nei laboratori nazionali del Gran Sasso, che ha fatto un'indagine approfondita e veramente sofisticata del Sole grazie ai neutrini. Perfetto, sì, assolutamente. Quindi quello che abbiamo imparato stasera, direi, facendo un po' un riassunto, è che ci diamo tutti quanti appuntamento a tra qualche anno, quando questi esperimenti saranno attivi e cominceranno a dare i primi risultati, perché lì si vedrà, insomma, cominceremo un po' a vedere, avere qualche risposta in più. Perché come dicevate anche voi, sia che ci sia una risposta che va nella direzione della teoria, sia che non ci sia, in qualche modo potremmo escludere quantomeno delle ipotesi. Sì, quindi io sono esperimenti, Lisa, che se funzionano, cioè portano a premi Nobel, portano grandissime scoperte, quindi sono assolutamente e comunque portano in sé tanto sviluppo tecnologico e tante altre attività che poi hanno ricadute sulla società, quindi sono intrinsecamente
attività molto importanti per la nostra società, è fisica di base fondamentale per lo sviluppo delle nostre società. Sì, e quindi... qui non c'è da aspettare degli anni, ma in realtà c'è molto lavoro da fare adesso, da subito, quindi inviterei giovani interessati a unirsi a qualunque tipo di sforzo in questa direzione, che sia sperimentale o teorico. Era esattamente l'appello con cui volevo concludere. Abbiamo sottolineato, spero, abbastanza volte che serve carne fresca e cervelli giovani per continuare questo lavoro. E, assolutamente. E quindi non mi resta altro che ringraziare, perché purtroppo è terminato il nostro tempo, i nostri ospiti di questa sera, Giuliana Fiorillo. Grazie Giuliana di essere stata con noi. Massimo Pietroni, grazie Massimo. Ciao, oh, grazie e, a tutti. Luca Valenziano, grazie infinite anche a te Luca. Grazie a voi. Io vi lascio alla programmazione del festival e spero che vi siate divertiti e vi auguro buona prosecuzione. Buona serata.